posto correttamente il tema della sanità, faccio solo su questo perché davvero non c'è tempo, c'è una controinformazione, come si sarebbe detto una volta, che noi dobbiamo assolutamente fare, perché si stanno dicendo cose che non sono. Si sta dicendo che ci sono i tagli lineari non ci sono. C'è il mancato aumento rispetto alle previsioni, ma c'è un aumento, non sono i 3 miliardi, ma è 1 miliardo. E tanto è poco, ma è 1 miliardo. Ma il tema è, noi potremmo anche mettere più miliardi, ma se non si riconverte la spesa della sanità e se non la si adegua ai problemi dell'oggi, noi avremo un servizio sanitario nazionale destinato al declino. Dato che oggi non è così, perché ancora non è la sanità, bisogna che noi lavoriamo su questo, e cioè che ogni euro risparmiato in sanità rimanga nell'ambito della sanità, perché sappiamo che negli anni alcune regioni hanno speso i soldi della sanità per altro, e ancora oggi alcune regioni spendono i soldi della sanità per altro. Abbiamo bisogno di fare in modo che le regioni collaborino un po' di più fra di loro, perché guardate, è potere all'autonomia, ma se brucia la casa del vicino, qualche problema ce l'ho anch'io con la mia casa. Quindi stiamo anche attenti, lavoriamo, discutiamo su che cosa significhi federalismo variabile, io sono la prima disponibile a discuterne, ma in questo momento noi abbiamo un obiettivo che è molto difficile, ma che è importante, cioè quello di coniugare lo sforzo incredibile per la crescita di questo paese che sta facendo il governo con il mantenimento di una qualità di welfare più che accettabile, ma disponibile a rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Ci sono 3 criticità che io dico che sono quelle che abbiamo, sulle quali abbiamo lavorato per emendare. La prima criticità, in modo che insomma tutti possiate anche avere un po' l'idea di quello che stiamo facendo in Senato nella prima lettura della legge di stabilità. La prima criticità è quella che riguarda i farmaci innovativi. Arrivano farmaci innovativi come quello del contro l'epatite C, guariscono al 92% dei casi una malattia che era data per mortale, ha un costo incredibile questo farmaco, incredibile, e sta sul Fondo Sanitario Nazionale e sta in collo alle regioni. Ora, possiamo pensare che nel futuro solo i ricchi, solo chi può permetterselo, possa guarire e invece gli altri, i poveri, sono destinati a morire? Io non credo, quindi abbiamo bisogno di regolare questo fondo per l'innovatività, per i farmaci innovativi, e noi abbiamo emendato in questa direzione dando un po' di finanziamenti più alle regioni. Il secondo tema, e su questo guardate che si gioca molto di più di quel che si pensa, perché il tema oggi è se l'universalismo del servizio sanitario nazionale è tutti uguali di fronte all'aspirina o tutti uguali di fronte al cancro. Io credo che sia tutti uguali di fronte al cancro. E quindi cerchiamo di essere anche meno in difensiva, cioè cerchiamo di essere noi protagonisti di un cambiamento positivo nel mondo della salute. Il secondo, che la seconda criticità grandissima, guardate, è quella del personale. Quella del personale, perché i medici, gli infermieri, il personale sanitario non ce la fa più. Ci sono turni massacrati, massacrati, e su questo l'abbiamo sentito anche nei tavoli che abbiamo fatto a Milano, sono esperienze drammatiche, drammatiche, di cui noi dobbiamo tenere conto. Quindi il secondo tema è quello della contrattazione ed è quella dello sblocco del turnover per la sanità, almeno per altre parti, perché altrimenti davvero diventa difficile la gestione della quotidianità. Il terzo punto, lo dico così soltanto a titolo, è un punto anche culturale. Si varerà il piano vaccini, per cortesia, piantiamola di credere alle balle che raccontano sui social network e raccontano gli apprendisti stregoni che i vaccini fanno male. Stanno tornando alcune malattie che noi avevamo eradicate, che non c'erano più. Possiamo pensare di andare avanti dicendo che i vaccini fanno male o che si fanno i regali alle case farmaceutiche? Possiamo andare avanti ad accogliere un'informazione così sbagliata, pericolosa e per gli amanti anche della costità, anche molto costosa, anche molto costosa. Quindi vi pregherei di aiutarci in questo lavoro, di diffondere un messaggio positivo. Ci sono criticità, ma il nostro servizio sanitario nazionale, se riusciremo a riconvertire la spesa e a risparmiare dove si può, continuerà ad essere un servizio universale, pubblico e a disposizione di tutti.